Buongiorno. Buongiorno a te, non a qualcuno. A te ti sto dicendo buongiorno. Penso che arriva qualcuno. Buongiorno, buongiorno. Ciao Matteo, saluta gli amici. Ciao. Ci hanno fregato lo scavo, avevamo messo gli omini. Sono andati avanti, però siccome ce n'è tanto, quindi va bene lo stesso. Oggi è il secondo giorno di scavo. E come prima pesca abbiamo un amico dentro al cestino, non vuole uscire, vuole stare qui. Andiamo a raccogliere con il water beetle con la vasca, adesso piazzo sul dragonfly, modello antico. Sembra in bolla la canarina, adesso mettiamo giù questo cimelio. Dovrebbe essere a posto. L'altro giorno perdevo un sacco d'acqua, mi sono accorto, quindi il tempo logicamente si è allungato. In questo caso sembra che non mi scenda molto, dovrebbe andare bene così. E come in onda. Ok. Hai già, tanto, già riempiti i secchi? Sì, questo faccio il sequestro. Ah sì, perché tanto lì ci va un secchio solo, non è che ce ne possiamo mettere due. Dopo mangiamo la papa, eh? Cosa vuoi? Cancino? Guarda come ti sei sporcata di cacca. Ah sì, qua faccio. Sì, ma va via da sola. Dai, ancora 5 gabassi e poi puliamo. Pausa pranzo, la schiscetta. Hai fame, tata? Hai fame, 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 fame.
Voilà. Buono? Tara, abbiamo finito, adesso andiamo a casa. È Totona. No, quello è il colore della merda. Abbiamo fatto 20 gabassi, adesso puliamo i tappetini e in questo sistema pulisco anche la canarina. Levo via un po' di concentrato, di sabbia, di modo da avere il concentrato leggermente più pulito. E voilà. Una tecnica diversa, non è come un altro, ma funziona lo stesso. Pulito, lindo. Lo mettiamo qua. Lei c'è rimasto un po' di foto. La canarina logicamente. Qui poi per portarla a casa si smonta, così si leva e si porta come un secchiello, non è tanto ingombrante. Si rimette a posto. E vedo qua concentrato di tutta la giornata. Qui logicamente è giustamente un utente di YouTube mi ha chiesto di farlo vedere loro, però non lo posso far vedere tutto perché sennò dovrei stare qua un'ora a freddo e non è consigliabile, quindi vediamo cosa abbiamo fatto con la manciatina. Con il concentrato c'è da stare attenti, non è come fare prospezione che butti via veloce. È tutta roba pesante, quindi rischia anche di uscire la pagliuzza.
andiamo a vedere cosa c'è in una manciatina, e così bene o male ci facciamo un calcolo di quello che può essere il sole. Dovrebbe vedersi meglio. Si girano verso il sole, no? No, che tanto il sole è basso, non lo prendiamo più. Vediamo. Sembra che qualcosa c'è. Sì, beh, qualcosa sì, se no non scavavamo qua. Anzi, non qualcosa, ci deve essere parecchio. Questo è quello che c'è, è bella grossa, è una manciatina, quindi c'è il gabbasso bello pieno. E sì, dai, non è neanche poi tanto, però neanche tanto male. Poi comunque ho preso da qua, di solito quando si lava ce n'è un paio di va sotto qui, 3 grammetti, dai. Sì, dai, un paio di grammi dovrebbero esserci, 3. Ok, comunque a fine punta vi dirò quanto oro abbiamo preso su questa punta, con quanti gabassi, circa giorni, un chilo. Un chilo magari lo si fa in un anno, eh. Ok. Ciao ragazzi, dopo.